Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao a tutti e bentornati alla puntata di Neo Podcasting. Questo è l'episodio numero 12. Ecco ovviamente la stagione 2. Come avete visto, la sigla è diversa e anche l'ambientazione è differente. In questo episodio parleremo della crisi finanziaria del 2006. Caso, probabilità, complessità. Il link alla bloggata lo trovate nella descrizione in questo file di YouTube, dove potrete andare praticamente a leggere tutti i dettagli di cui adesso in questo episodio io vi starò rapidamente a sintetizzare. Ora, nel 2006 esplose una fortissima crisi finanziaria proveniente dal dollaro. Fu causata da una irrazionale deregulation bancaria associata ad una politica monetaria americana troppo espansiva, guidata da Greenspan. Il sistema bancario americano diede credito anche a soggetti privati ad alto rischio e bassissimo merito creditizio. Quando con il tempo giunsero negli USA gli impatti dell'entrata della Cina nel WTO, deflagrò una crisi finanziaria negli USA che produsse un sistematico effetto a catena, danneggiando anche molte altre istituzioni bancarie nel mondo. La crisi finanziaria fu risolta dal governatore della Fed Bernanke, successore di Greenspan, nazionalizzando temporaneamente istituti bancari e contemporaneamente stampando oceani di dollari con bassi impatti inflazionistici in USA, in quanto il dollaro era ed è tuttora moneta di conto per le transazioni internazionali. Bernanke acquistò toxic assets sfruttando appunto il vantaggio valutario. Sino al 2006 le banche americane, quanto gli istituti per mutui ai consumatori sotto il controllo statale, concessero un enorme numero di mutui ad alto rischio a persone che appunto non avevano un sufficiente merito creditizio. I prestiti incautamente erogati furono impiegati dai soggetti privati per acquistare case coperte da ipoteca. La bolla immobiliare americana, con prezzi delle case al rialzo, alimentò il business dei mutui facili, dato che gli istituti bancari americani non avevano vincoli dalla Fed. Cartolarizzavano il proprio mutuo, cioè il credito erogato, dentro a pacchetti d'obbligazione, scaricando su terzi l'alto rischio di credito, collocando poi tale obbligazioni, quindi attività finanziarie nel mondo, erroneamente classificate ad alto rating in quanto emissioni finanziarie di istituti ritenuti erroneamente solidi. Quando gli impatti economici dell'entrata della Cina nel WTO nel 2001 iniziarono a produrre effetti negativi nell'economia USA, salirono rapidamente le importazioni di beni cinesi negli Stati Uniti, contestualmente una serie di crescenti delocalizzazioni e chiusure di aziende manifatturiere in USA causarono licenziamenti. Il mercato del lavoro americano è sempre stato molto elastico. Queste persone si ritrovarono senza un lavoro, con una casa ipotecata, incapaci di pagare il proprio mutuo. Quindi, rapidamente, molte banche americane si ritrovarono in portafoglio le proprietà di numerose case. Le banche, avendo cartolarizzato i mutui in obbligazioni, quindi sincronizzando le scadenze delle entrate per pagamento dei mutui con le uscite per cedole degli interessi delle obbligazioni emesse, dovevano realizzare denaro. Iniziarono così a vendere le case sul mercato immobiliare con prezzi calanti.
si innescò un rapido processo finanziario assai deleterio per i bilanci bancari, caduta del valore dei beni che erano ancora in ipoteca da vendere e mutui incagliati, oltre a tensioni finanziarie per le obbligazioni emesse che reclamavano cedole. Le banche d'affari, come le assicurazioni, fanno business sulla probabilità. Il sistema bancario, pur avendo in parte assicurato all'interno del sistema finanziario parte dei crediti ad alto rischio, non riuscirono a coprire le perdite. Anche le assicurazioni non potrebbero sopravvivere finanziariamente se tutti gli assicurati iniziassero a batter cassa per il rischio di credito che era stato assicurato. Mentre importanti assets finanziari nelle riserve matematiche, quindi obbligazioni subprime atte a coprire tali rischi, diventavano toxic assets. Il contagio degli insoluti si espanse rapidamente con grandi e plateali fallimenti, colpendo anche importanti banche ed assicurazioni europee, le quali, per evitare il collasso finanziario, finirono nazionalizzate o comprate per cifre simboliche e poi fuse in altre istituzioni finanziarie che erano state meno lesionate dalla crisi dei subprime. Di tutto questo enorme caos finanziario, sicuramente nel 2006 il paese meno colpito fu il sistema bancario italiano, da sempre pesantemente carico di titoli di Stato italiani ed immobili. Tutto l'intero processo di negoziazione delle attività finanziarie poggiava sull'assioma che la variabilità dei prezzi avesse la dinamica di una curva normale, anche alla luce dei dati storici che erano stati accumulati con il tempo, considerando prezzi, volumi delle transazioni finanziarie. Purtroppo si era avviato un crollo sistematico che non era mai stato registrato in passato. Il nuovo governatore Bernanke della Fed dovette trovare un nuovo argine. Tuttavia, il sistema finanziario americano aveva una normativa bancaria troppo lasciva. Non aveva vietato la cartolarizzazione dei mutui, evitando di esternalizzare i rischi di impagato su terzi, creando de facto le premesse nel sistema economico per un rischio di contagio sistemico. Se la regolamentazione statunitense avesse prudentemente obbligato le banche a coprire per intero i crediti ad alto rischio che erano stati erogati in modo superficiale, con un aumento di capitale proprio delle riserve, allora non ci sarebbe stata alcuna crisi e quasi nessun contagio finanziario. Nessun ruolo di impatto ebbero nella crisi finanziaria del 2006 i famigerati derivati, future option negoziati in mercati non regolamentati. Indubbiamente è lecito chiedersi quale sia il vero ruolo della finanza alle soglie del XXI secolo. Certamente è vero che banche, assicurazioni, fondi pensione, operando su mercati telematici mondiali, muovendo capitali, hanno una indispensabile necessità dell'informatica, in quanto sono anche market makers, mainframe che macinano numeri e producono serie storiche, grafici, dati e report con i quali 24 ore su 24 gli operatori finanziari prendono decisioni, spesso anche in modo automatico, gestito da computers. Spanna larga, l'attivo del portafoglio degli operatori finanziari viene splittato in due, 50% gestito in un'ottica rialzista, l'altro 50% in una visione ribassista. Poiché ogni giorno gli operatori devono tirare un bilancio registrando entrate, ricavi, uscite, costi, nel portafoglio delle attività finanziarie poggi e buche, come si suol dire, fanno paro, tant'è che spesso le transazioni finanziarie sono anche fittizie, aperte e chiuse da brokers della stessa sala operativa della banca, al fine di dare un senso al prezzo del sottostante con un volume adeguato, alla luce del livello di informazioni noto in quell'istante. Tutto questo al netto di eventuali rischi che le istituzioni finanziarie hanno e per le quali decidono di immunizzarsi, comprando future, opzioni, swap su interessi e valute.
quindi indubbiamente vero che nel mercato finanziario non tutti gli operatori che vi operano sono uguali. Banche, assicurazioni, fondi pensione, fondi comuni, brokers hanno maggiore cultura finanziaria, nonché una possente capacità di trattamento dati, stimando gli impatti di variazioni di prezzo, volumi, dati e notizie, tassi di interesse e valute, tale che possono disporre di un livello delle informazioni sempre aggiornate e ben superiore al piccolo risparmiatore, artigiano, piccola azienda, azienda marginale. È discutibile dove sia il valore aggiunto creato dalla finanza. De facto il trading è spesso un gioco a somma zero dove una delle due parti è sicuramente in asimmetria informativa. Sottoscrive un contratto su un'attività finanziaria in un dato momento, ma che non avrebbe mai accettato se fosse stata in piena informazione, non avendo erronee attese che ovviamente l'altro operatore si è ben guardato da rivelargli. Gli interessi assieme al premio per il rischio sono sicuramente il legittimo valore pagato da soggetti privati, aziende, stati nazionali per avere in uso il denaro preso a prestito sul mercato finanziario. Debito che deve essere necessariamente restituito. Ma questo valore promana dal business dell'economia reale e non dalla finanza in senso stretto. Anche la maggioranza della capitalizzazione di borsa che oscilla quotidianamente in prezzi e volumi, al punto che pare creata artificialmente dalla finanza, nel lungo periodo è sempre la certificazione all'interno delle oscillazioni dei prezzi di mercato, dei profitti che sono stati creati nell'economia reale, profitti che sono regolarmente evidenziati e comunicati nelle trimestrali delle società quotate. In ogni caso è essenziale per comprendere qualcosa della complessità e attività dei mercati un'analisi macroeconomica, di settore, di bilancio, oltre ad un'analisi tecnica per valutare il timing di un investimento su un'attività finanziaria. Tuttavia, alla fine della fiera sorge una domanda. In che misura la crisi finanziaria del 2006 fu un caso, un evento endemicamente probabile in quanto il sistema era fragile e poggiava su un equilibrio instabile? Quanto fu colpa della complessità? E se la crisi del 2006 era prevedibile perché strettamente annessa alla bolla speculativa immobiliare in USA e alla deregulation bancaria e alle allegre politiche espansive di Greenspan, quanto il danno economico subito dall'Europa fu una rapina ordita dal dollaro ai danni del giovane ed infante euro? Questa è sicuramente una domanda a cui dovranno rispondere gli storici, perché molto probabilmente le vere minacce al predominio del dollaro come moneta di conto internazionale non arriveranno dall'euro, ma ad esempio da una moneta sintetica sostenuta da un paniere di altre monete, oppure dallo yuan quando perderà il suo cambio fisso con il dollaro, e o anche dalla rupia, oppure dal real se dovesse perdere il cambio fisso con il dollaro. Un saluto. Ciao.